Farnese c'è sempre il dente. Questa è la testimonianza dei cinema che lavorano. E poi vi farò vedere in sala. Sì, sono proprio curioso di vedere questo Milde Jotti, Il tempo delle donne. Visto Neil Deiotti, Il potere delle donne, è interpretato da Paola Cortellesi, ma insomma, come ci sono tante le figure di questo film, come i messaggi sono tanti, cioè la democrazia, il fatto di esplicare sempre il nostro voto, insomma. Il film è fatto molto bene. Il film rappresenta un po' la storia di Neil Deiotti, cosa ha fatto per il nostro paese, cosa ha fatto per le donne, e insomma, e le testimonianze di chi era Neil Deiotti. Detto molto semplicemente, il film è fatto genialmente. Il regista, che io non conosco personalmente, è comunque stato selezionato tra le giornate degli autori, Wonder Distribuzione praticamente pare che lo distribuirà, non si sa in quante copie, però la cosa figa è averlo visto in anteprima, la cosa figa è che le scuole lo devono vedere. Tutti lo dovremmo vedere perché è un film altamente istruttivo che porta poi nei giorni nostri delle verità. Poi ci sono certe scene emozionanti come quando Paola Cortellesi entra alla Camera dei Deputati e insomma, guarda, è complesso perché quando sono uscito dal cinema avevo mille idee, mille cose che vi volevo raccontare, dire su sto film che mi riguardavano nella vita, la forza anche di prendersi le responsabilità, ognuno è com'è, cerca di fare di tutto. Io, per esempio, per il cinema ho fatto anche politica, ma poi non è andata come volevo o come speravo, però mi adopero sempre perché le cose vengano dette in qualche modo e perché poi vengono preannunciate delle cose di oggi, come dirvelo, insomma c'è un mondo dietro. Paola Cortellesi, 10 anni fa, per il decennale dalla morte, ha portato in scena uno spettacolo teatrale, una sorta di lettura intitolata Leonilde. Ne ho discusso subito con lei e ci siamo trovate d'accordo sul fatto che Paola non doveva interpretare Neil Deiotti, ma doveva evocarla. E dunque anche la sceneggiatura che ho scritto, anche la mia ricerca è andata in linea con l'evocazione, cioè Paola Cortellesi che gira i luoghi cari di Neil Deiotti a partire da Reggio Emilia e a teatro porta in scena uno spettacolo teatrale appunto su Neil Deiotti. Una bella trovata secondo me, perché poi Paola si percepisce che ha amato molto questo personaggio, dunque è stata una scelta forse felice.